al Renato Curi, inondato dal sole e gremito di tifosi con larga e ovviamente rumorosa rappresentanza napoletana. Partita fondamentale per il Perugia, importante per il Napoli e piena di interrogativi per l'arbitro, il rientrante in Serie A, Marcello Nicchi. Il Perugia schiera il debuttante libero Bratislav Mihajlovic, serbo di 24 anni che indossa la maglia col 38, il numero più alto del campionato. Intanto dichiara subito in apertura, parata Italia la tela. Risposta del Napoli, Esposito, cross, caccia il suo colpo di testa, è soltanto un appoggio. Alla 18esimo Rudy entra in area, arriva Ayala, si invoca il rigore, ma non c'è. Pizzi, apertura per Craik, due passi, gran sinistro, al quale taglia la tela, si oppone a pugni chiusi. Esposito, palla a Pecchia, traversone, respinge Materazzi, ancora Pecchia, si scontra Rudy con Nicchi, Aglietti, il tiro, il gol. E l'1-0 per il Napoli, rivediamo la bella girata di Aglietti, molto pronto a battere Bucci. Tenta di scuotersi il Perugia, al quale manca il solito apporto di Giunti, oggi in ombra. Arriva Rudy, il tiro parato da Taglialatela. E il primo tempo si chiude con un tentativo proprio di Giunti, una palla alta sulla traversa dopo un'azione di Negri. Ripresa, il Perugia si presenta in campo con Cottini e Rapaic al posto di Castellini e Pizzi. I grifoni partono a tutta, dichiara al secondo, vince un rimpallo. Avanza ancora il traversone, ma Gautieri non arriva in tempo alla deviazione. Pecchia, grande anticipo il suo, palla per Caccia dopo lo scambio con Aglietti, scaccia, sguardo alto, palla, delizioso pallonetto sulla traversa e Bucci è salvo. Rivediamo, ecco qua la traversa di Caccia, lancio di Giunti per Negri, si libera bene di Colonnese, Negri para, taglia la tela, il tiro del centroavanti. Al quarto d'ora c'è un angolo per il Perugia, va Craig come di consueto a battere di sinistro, parabola arcuata e Rapaic svetta con un braccio, la palla in rete ed il pareggio del Perugia che Nicchi concede, 1-1. Protestano i giocatori del Napoli, qui vediamo intanto i perugini esultare, ecco hanno ragione, portano Nicchi a consultare il guardialine Farnetti ma senza successo. Poi Nicchi, intanto rivediamo chiarissimo il braccio di Rapaic, vediamo è proprio una schiacciata da pallavolista. Poi Nicchi chiede addirittura a Rapaic che cosa è accaduto, ma il giocatore non se la sente di confessare. E si riprende dopo 5 minuti il gioco con Altomare che rileva Bogosian e nel Perugia Manicone entra per Giunti. Alla mezz'ora si scatena Mihajlovic, ottimo il suo esordio, avanza veloce fino al limite ma il tiro è debole, para taglia la tela. E l'incontro termina con il Napoli alla ricerca della vittoria, prima con questo cross di Aglietti, testa di Esposito, palla sulla parte alta della traversa, poi al 44esimo su angolo dello stesso Esposito Ayala, torre per Aglietti, girata, para Bucci e la partita si chiude in parità, un incontro che Nicchi, se vogliamo anche sfortunato, non avrebbe dovuto arbitrare. Il Napoli può solo recriminare per i due punti persi, per il Perugia un punto guadagnato così è d'oro.